Expo 2015 insegue tenacemente un'idea ed un'emozione. Tuttavia, i guai giudiziari e la fretta che hanno condizionato i lavori per l'apertura dell'esposizione universale non permette, almeno per ora, di coglierla appieno. Un modo per farlo, però, esiste. Basta spostarsi di qualche chilometro dai padiglioni di Roffiera, arrivare dalle parti della stazione Garibaldi, nel quartiere di Porta Nuova, dove è sorto un nuovo complesso architettonico integrato che esprime in pieno l'idea, sottesa a tutta Expo 2015, di un nuovo e possibile modello di integrazione fra uomo e ambiente attraverso le tecnologie più avanzate. Qui non solo i boschi verticali di Stefano Boeri, ma tutti i grandi grattacieli che ridefiniscono lo skyline di Milano fanno da cornice specchiata ad un'area verde che ospita l'opera di Land Art Wetfield dell'artista ungherese Agnes Denes. Un campo di grano su una superficie di 5 ettari di terreno ha così il compito di riportare chi passeggia lungo i suoi viali sterrati ad una ciclicità dell'agricoltura che non può essere più di tanto alterata. Le piantine di grano, adesso ancora verde, che si muovono carezzate dal vento, la sinfonia della primavera di Vivaldi che aleggia nell'aria, le persone che se ne vanno in giro lentamente godendo questo panorama, fanno apparire possibile il superamento del contrasto fra mondo industriale e rurale, riaccendendo la speranza di un connubio possibile. Un percorso di cambiamento che, lo sappiamo tutti, può però ambire a diventare fattibile solo attraverso un grandissimo impegno, attenzione e consapevolezza. Diventa ora più che mai fondamentale sfidare gli innumerevoli contrasti che la società odierna quotidianamente offre e a cui nessuno sfugge e a cui, inconsapevolmente, si è prestata anche un'opera come Wetfield. È impossibile infatti non segnalare il fatto che gli oltre 1200 kg di semi di grano piantati ad aprile in un grandioso evento che ha visto la partecipazione di moltissimi cittadini grazie al progetto Mi Coltivo di Coldiretti sono stati offerti dalla PSB Sementi di Bologna, una storica azienda italiana che per quasi 100 anni si è specializzata nella selezione naturale delle sementi migliori, ma che un anno fa, nel 2014, è stata acquistata dalla Svizzera Syngenta, la multinazionale d'Oltralpe che insieme a Monsanto è leader nella produzione di OGM. Va da sé che pur ripromettendoci un impegno di costante e vigilato controllo, a fronte di tanta bellezza, da italiani possiamo orgogliosamente lasciarci andare ad un po' di ottimismo, anzi di expottimismo.